Quest'anno alla mostra si sono visti diversi film sulla guerra, sui soldati, sui momenti politici importanti del nostro tempo, tra di essi un film molto lungo, 153 minuti, quello di Amos Gitai, era forse uno dei più attesi. Gitai ricostruisce nel suo film Rabin, Gli ultimi giorni, un po' il clima politico che ha portato a questo che è stato forse l'evento più drammatico della storia di Israele, l'interruzione degli accordi di Oslo, con la possibilità appunto di vivere meglio in uno stato che non fosse solo uno stato religioso come era quello che vogliono la destra ortodossa, e diciamo così la possibilità di avere un futuro migliore, come dice all'inizio del film Shimon Peres, quello che all'epoca era il ministro degli esteri che aveva portato il governo laburista a tentare un accordo con Arafat, che poi l'assassinio di Rabin portò al fallimento. Noi ci preoccupiamo tanto dell'estremismo islamico, dell'ISIS, ma mi pare di capire che Amos Gitai, più illustre dei rappresentanti della cinematografia israeliana, ci abbia dato un quadro veramente terribile di quello che l'ortodossia ebraica può portare. Quel clima di morte, quel clima anche di complicità che ha fatto sì che non si può, in quella parte del mondo non si riuscisse a vivere in pace. È una docu-inchiesta bellissima, affascinante. Come ho detto, forse Gitai avrebbe potuto fare un film di 90 minuti con la stessa energia, ma questo, proprio perché è così disteso, mette in evidenza tutti quegli elementi, quei piccoli tasselli che hanno portato al fatto che probabilmente in quel lembo del mondo la pace non avverrà mai. E questo non ce lo dice un palestinese, ma ce lo dice un regista impegnato come l'israeliano Amos Gitai. Thank you.